benissimo, sinceramente, bravissimi tutti e piacevole. Ma tutti bravi, devo dire, e mi sono piaciuti tutti. È uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico anche, quindi una cosa che mi è piaciuta. Bella l'idea di non avere nel primo atto gli ingressi singoli, ma tutto sulla scena, molto interessante. Sì, è uno spettacolo poco impegnato, però ripeto, è uno spettacolo carino, divertente. Eravamo al Teatro della Pergola di Firenze, dove è andato in scena Miseria e Nobiltà, nel nuovo allestimento di Geppi Gleieses, che lo interpreta insieme a Lello Arena. È passato più di un secolo dal debutto della commedia di Edoardo Scarpetta. Era il 1897, quando il Teatro del Fondo di Napoli accoglieva la sua opera più conosciuta. Si sono poi susseguiti prestigiosi adattamenti, dalla versione teatrale di Edoardo De Filippo, figlio di Scarpetta, a quella cinematografica con Totò. Si racconta, com'è noto, la fame più nera, e allora basta qualche parola in più per far pensare alla crisi dei nostri giorni. Per meglio rappresentare la povertà del primo atto, il regista presenta il palco nudo, senza quinte, una scelta spesso usata a sproposito, ma che qui si rivela estremamente efficace. Il brillante e profondo testo di Scarpetta trova in Arena e Gleieses una coppia di interpreti bene affiatati, capaci di restituire il continuo ping-pong di battute tra Pasquale e Felice, con scene ritmate ed esilaranti. Per Gleieses la commedia è sempre efficace, attuale e soprattutto bella. Efficace è che il meccanismo di scrittura è straordinario. Attuale è che l'essere tartassati una volta è abbastanza simile all'essere tartassati oggi. Quello che rende la commedia bella è che battute, invenzioni e soprattutto il meccanismo della storia sono assolutamente infallibili, per cui non si fa mai a meno di esserne felici. È una vita che non si può fare più. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Una camminata, una lenza sola che arriva a stirla, non è possibile. Un freddo, un gollo. Hai ragione. È vero, hai ragione. Non si può fare che oggi stavi scassando penne, calamare, tu. Hai ragione. Ma tu stai sfondendo, Al centro della storia c'è la maschera di Felice Sciosciamocca, creata da Scarpetta un po' come un'evoluzione del Pulcinella. Al suo fianco Pasquale, che qui assume un certo margine di libertà. Non è una vera e propria maschera, nel senso che non c'è la cosiddetta maschera, la mezza sola, che era la maschera di Pulcinella, per esempio. Però è indubbiamente una delle ultime maschere che abbiamo visto nel teatro napoletano. Del resto è frutto della riforma scarpettiana, perché come ci fu una riforma goldoniana, c'è stata una riforma scarpettiana in cui si cominciarono a utilizzare degli scenari più moderni, più confacenti all'epoca, il dilettantismo fu bandito, e determinate improvvisazioni venivano meno e si cominciò a lavorare su un copione ben definito. Figlia mia, vieni qua, ma che bel pezzo di cuore che si è fatto, nipote mia. Noi ti accoglieremo nel seno della nostra famiglia e tu accogliaci su tu. E così zio, adesso basta, capisco il vostro affetto, ma già. Basta, ma chi hai capito? Queste sono cose che possiamo capire noi alla nostra età. Principe, fratello caro, vorrei capire anch'io. Non vuoi che hai avuto la meningite da piccolo, vai. Diciamo che Pasquale, siccome non ha il peso drammaturgico di Felice Sciosciamocca, che è il personaggio introdotto da Scarpetta proprio per essere la nuova maschera borghese napoletana, la sostituzione, la sua rivoluzione per eliminare Pulcinella dalla scena, effettivamente, essendo un fiancheggiatore libero, diciamo, i clown sarebbero uno il Croc e uno l'Augusto. Sono due comici, però uno sembra, come dire, dichiaratamente buffo e dichiaratamente fuori posto. L'altro sembra un po' più a suo posto e invece è peggio dell'altro. Però in questa posizione può effettivamente fare, giocare in commedia e battere un po' più libero, considerando che non deve portare avanti la storia, ma deve proprio accompagnare il personaggio di Felice Sciosciamocca e fare tutto un servizio da commedia. È un po' più complicato da fare, ma effettivamente ha dei margini di libertà sul piano della commedia maggiori. Ma quando c'è l'uomo, lasciate parlare l'uomo! Quando c'è l'uomo, parla l'uomo! Ma che siete uomo? Ma perché fai che non sono nemmeno più uomo, no? Voleva dire, ma perché Pasquale, uomo da litigare? Ma non si specifica, da litigare! Sì, è
pur nascendo nella Napoli di fine Ottocento, il testo non ha perso la sua attualità. La povertà che racconta è infatti la stessa in cui affonda le sue radici la camorra. Purtroppo il meccanismo della miseria che si offre come causa di un sacco di disagi e di disastri, ahimè, è il meccanismo sul quale ancora oggi fa conto la camorra, perché se non arrivasse il marchesino con la sua richiesta strampalata, ma fosse uno di Scampia che chiede di portare un pacco da qualche parte, il meccanismo sarebbe lo stesso, perché ovviamente quando c'è la miseria è facile approfittare della, così, della buona fede, anche della buona volontà, della disponibilità degli altri. Oggi abbiamo qui con noi Roberto Toni, un produttore storico di Firenze, e dunque nell'ultimo anno hai prodotto Due di noi con Lunetta Savino e Emilio Solfrizzi. Come è andato questo progetto? Dunque è un testo di Michael Frayn degli anni 70, un testo di questo autore molto prolifico, che avevo già fatto negli anni 86-87 con Marina Confalone e la regia di Giampiero Solari. Quest'anno regia di Leo Muscato, Solfrizzi Savino, un grande successo. Comicità intelligente, come si dice, che cattura molto la simpatia e l'interesse del pubblico. Stai per portare in Italia un testo che ha avuto molto successo all'estero, End of the Rainbow, che adesso sarà interpretato da Monica Guerritore. Sì, è un testo di Peter Quilter che io ho amato subito molto. L'idea è di Monica, io l'ho sposata subito perché lei mi sembra un'attrice straordinaria, e il testo è un testo abbastanza insolito per lei, perché lei dovrà cimentarsi col canto. E è una commedia con musiche che ha avuto un grande successo nel mondo. Hai sentito quello che ho detto? Lui non ha sentito, ma Zambetta sì. Sì, Zambetta sente tutto e ogni tanto riferisce la situazione al quartier generale. Ecco che cos'è tutto quell'agitarsi. Zambetta che trasmette il rapporto con l'alfabeto Morse. Tra i tuoi tanti lavori in passato hai anche lavorato con Cantor. Come ricordi quell'esperienza? Mitico, mitico. Cantor è stato uno degli episodi più importanti della mia vita di uomo e di produttore teatrale. Il suo gruppo, il Crico 2, Cantor, sua moglie Marisha, abitarono per 8-9 mesi a Firenze e fu un'esperienza straordinaria dal punto di vista dei rapporti umani, della creatività, della intensità dell'artista. Veramente indimenticabile. Ci puoi parlare del periodo con Carlo Cecchi al Teatro Niccolini di Firenze? Ma è stata un'esperienza altrettanto importante, che è cominciata nel 1980. Con Cecchi avevo già lavorato in alcuni allestimenti per il Teatro Regionale Toscano dal 75 all'80, fra cui Don Giovanni, Borghese Gentiluomo, il compleanno di Pinter. E poi nell'80 primo Niccolini come esperienza di teatro privato, a cui poi seguirono varie esperienze di altri teatri in Italia. Milano, Parma, Roma, Genova, Torino. È stato il primo esempio di teatro stabile privato che si costituì in Italia in quegli anni, che erano molto vivaci in questo senso. Infatti. Prima ha detto. Come valuti la situazione del teatro di oggi? È un giudizio molto composito, perché c'è una parte, diciamo, uno zoccolo duro che secondo me si sta un po' erodendo, nel senso che i grandi attori e le grandi compagnie di un tempo non ci sono più. E quindi a teatro si tende a portare dei personaggi che escono o dal mondo del cinema o dal mondo della televisione per cercare di rassicurare il pubblico. Non c'è grande capacità di rischio da parte delle istituzioni, si tende ad andare sul sicuro, anche perché i soldi sono pochi. Anche se io credo che bisognerebbe accelerare degli elementi di innovazione in questo senso. Se tu dovessi dare un consiglio a un giovane che si accinge a entrare nel mondo del teatro, cosa diresti? Beh, di osservare i maestri che ci sono e continuano ad esserci, e poi soprattutto di fare scuola andando a bottega, non mettersi in fila a aspettare il turno dei provini o quant'altro, ma buttarsi nella mischia e lavorare dentro il teatro facendo di tutto, dal trovaroba all'assistente, cioè guardando il teatro, come diceva Edoardo, attraverso il buco della serratura o spiando dalle quinte. Io penso che bisogna essere divenute abbastanza larghe.
Sì, pensa, mia moglie diceva che io ero un tipo ossessivo. Ah? Ero un tipo erotizzato, tanto fissato ossessivo. Ero maniacale, diciamo. Ah, ok. Così. Mentre lei è una pazza nevrotica, la dovresti conoscere. Ah, sì? Ma guarda, anche la mia pollastra, cioè la pollastra con la quale esco adesso, no? Perché tu esci con le pollastre. Siamo qui con Lisa Livia Landi, che ha partecipato e vinto il progetto Scrivere di Teatro, promosso dalla Fondazione Toscana Spettacolo a Barga. Dunque, tu hai seguito lo spettacolo La Commedia di Orlando, ce ne vuoi parlare? Sì, ho visto un adattamento drammaturgico a cura di Emanuela Giordano, appunto di Orlando di Virginia Woolf, e è stata una bella commedia, in quanto era leggera, musicale, spontanea, è stata una bella esperienza. Parlava appunto di Orlando, un giovane di metà del Cinquecento, diciottenne, spavaldo, che era afflitto da una malattia che ogni tanto si addormentava e si addormentava per secoli. E infatti nell'arco di 2 ore, che è la durata poi dello spettacolo, si passa dalla metà del Cinquecento appunto fino addirittura ai primi del Novecento. Che cosa ti è piaciuto in particolare? E un po' in generale tutto, perché anche i colori, la sceneggiatura, usavano colori molto caldi, autunnali, piacevoli alla vista, rilassanti, e avevano dei drappi che scendevano, davano molta l'idea del movimento, della leggerezza. È stato bello. Senti, com'è il tuo rapporto con il teatro? Fai teatro? Scrivi? Faccio un corso extrascolastico da quando ero in quinta elementare, quindi ora sono in quarta superiore. Sin da quando ero piccola mia mamma mi ha sempre portato a vedere comunque spettacoli teatrali, quindi mi è sempre piaciuto. Quest'anno è stata un'esperienza un po' diversa l'anno scorso, in quanto mi sono trovata ad approcciarmi in maniera critica al teatro, non più come spettatrice o anche come, diciamo, protagonista di spettacoli, ma da critica. Quindi è stata una nuova esperienza che mi è piaciuta e penso di rifarla quest'anno. Meglio recitare o seguire gli spettacoli come spettatrice? Seguire come spettatrice. Perché? Perché, no, vabbè, è bello tutti e due, perché poi quando ti trovi sul palco comunque l'ansia, l'angoscia va tutto via. Quindi, vabbè, a parte il pre-spettacolo un po' peso, però per il resto bello in tutti i modi. Chi è di scena finisce qui, continuate a scriverci e a inviarci i vostri commenti sul teatro tramite la nostra pagina Facebook o l'indirizzo di posta elettronica. Noi ci rivediamo tra una settimana.